una delle maggiori attrazioni di Bath sono le terme romane e io mi trovo all'interno dei cosiddetti Roman Baths, che sono patrimonio dell'umanità, è uno dei siti UNESCO di Bath. Questo sito ospita più di 1 milione di visitatori all'anno perché le terme sono straordinariamente ben conservate. Al tempo dei romani qua, le sorgenti geotermali che vengono fuori rivestivano un'importanza fondamentale. I romani erano abituati ad avere le terme, quindi costruirono queste terme qui in questa città che all'epoca si chiamava Acque Sullis, quindi le acque di Sullis, e le usarono sin da quando conquistarono la Britannia. Poi successivamente costruirono questo edificio attorno, insomma l'edificio qua risale alla fine dell'Ottocento e anche l'estate, però il contesto è perfettamente integrato con le terme, con questa grande piscina che ancora è il centro delle attrazioni di Bath insieme alla Pump Room. Dall'altro lato della terrazza c'è la vista sull'abbazia di Bath in stile gotico, a testimonianza che questa città è stata sempre apprezzata e abitata da tutte le dominazioni che si sono susseguite. E successivamente l'epoca Regency è diventata anche il centro di una sorta di movida, una zona di villeggiatura. Adesso faccio un giro, il biglietto per entrare è piuttosto corposo, vogliono 14 sterline, offrono l'audioguida, non fanno nessuno sconto. Però vale la pena, assolutamente è una meraviglia da non perdere. Le audioguide sono gratuite e c'è un percorso da seguire, io ho preferito non prenderla, perché insomma dei romani ne conosco abbastanza. Al solito le terme qua sono fatte con calidarium, tepidarium e frigidarium, come nella migliore tradizione. E questa forse è una delle poche, se non l'unica, non ne sono sicura, sorgente geotermale della Gran Bretagna, dell'Inghilterra di sicuro. C'è un tizio vestito da centurione laggiù. Qua siamo sopra il livello della strada, ma tutta questa parte è stata aggiunta appunto alla fine dell'Ottocento, quando è stato costruito l'edificio che doveva preservare le terme, e comunque hanno aggiunto queste altre statue che sono un po' in tono con l'edificio. Questo è uno degli highlight, uno delle visite fondamentali da fare a Bath, e quindi vi raccomando di venire ai Roman Bath. Grazie per l'attenzione.